l'11 maggio, poche ore prima della puntata di report dedicata all'OMS e al mancato aggiornamento del piano pandemico. Stasera andiamo sui denti di report e non possiamo essere suicidi. Adesso blocco tutto, Consumia. Fammi avere la versione rivista appena puoi, così non può uscire. Devi correggere subito. Il rapporto faceva una fotografia impietosa della risposta italiana, con aggettivi come improvvisata, caotica, creativa. Un ricercatore ci confida che proprio intorno alla rimozione del dossier si è scatenato un conflitto all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha coinvolto anche Roma, il Ministero della Salute. Io so che è successo anche qualcosa di molto più grave con Ranieri Guerra. Ranieri Guerra ha minacciato pesantemente l'autore del rapporto. O ritiri la pubblicazione o ti faccio cacciare fuori dall'OMS. Senta, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale, Tedros, conosce questa storia? Sì, la conosce. Lo informò Hans Kluge, il capo della divisione europea. Alla vigilia della pubblicazione del dossier critico nei confronti dell'Italia, Ranieri Guerra ordina con tono minaccioso di modificare la vera data del piano pandemico. Invece di quella reale del 2006, sul rapporto bisogna indicare un frontespizio con la data del 2016. Nonostante le pressioni del numero 2 dell'OMS, i ricercatori di Venezia tengono duro e scrivono che il piano italiano risaliva al 2006. Basta chiedere a interisti, un responsabile dell'ospedale, ma lei aveva gli stock o no? Gli risponderà no. Ma di quanto era elastica la possibilità di espandere la terapia intensiva? Ok, la mia terapia intensiva da 400 posti in regione può andare a 800 posti, 200 di semi-intensiva. Questi calcoli devono essere fatti, perché il piano pandemico deve fare anche questo. Nel carteggio inedito spedito a Report, Ranieri Guerra sembrerebbe il tessitore di una strategia che tende a coprire le inefficienze del nostro paese nell'affrontare il virus. Una strategia di cui lui appare il garante. Lui stesso scrive in un'email che grazie ai suoi uffici l'OMS è la consapevole foglia di fico del governo italiano, è di fatto il parafulmine delle critiche al ministro Speranza durante la prima ondata Covid. Una strategia che Ranieri Guerra dice di aver concordato con il direttore generale Tedros. Anche per questo il dossier sarebbe stato ritirato, per non mettere in difficoltà il ministro italiano. Dottor Guerra, allora risponda a questa domanda. Ci spieghi cos'è la strategia della foglia di fico? E come ha fatto l'OMS a diventare, da organismo tecnico indipendente delle Nazioni Unite, alla foglia di fico del governo italiano? Risponda. Senta, a che titolo l'Italia ha dato un contributo volontario di 10 milioni di euro all'OMS? Lei chiede ai ricercatori di correggere il piano pandemico perché ha definito i suoi denti di report, ce lo spiega questo? Lei di questa strategia foglifica ne avrebbe parlato perfino con Tedros. Perché non dovevamo urtare la sensibilità politica del ministro Speranza, dottor Guerra? L'OMS può diventare la foglia di fico di un governo, dottor Guerra? Risponda, l'ha scritto lei. Sono morte 50.000 persone, dottor Guerra, una risposta. Ranieri Guerra con noi non parla, quello che però pensa di noi l'abbiamo letto sul suo profilo Facebook, ci definisce gente indecente. Tuttavia in questi giorni non ha fornito alcuna spiegazione sui contenuti delle email che abbiamo pubblicato lunedì scorso, mail dell'11 maggio scorso, nelle quali emergevano pressioni fatte sui suoi ricercatori, quelli che avevano scritto il dossier che criticava la gestione italiana della pandemia. Ecco, non ha fornito spiegazioni sul perché ha chiesto di cambiare la data del piano pandemico, un piano pandemico vecchio, come avevamo scoperto noi di Report, del 2006, un copia e incolla maldestro che è stato poi ripetuto e consegnato anche alle autorità. E poi non ha dato spiegazioni su quello che consideriamo l'aspetto più importante. Perché ha scritto in una mail che grazie ai suoi uffici l'OMS è diventato
la consapevole foglia di fico delle gestioni criticate del governo italiano della pandemia. Ecco, tutto questo non ha dato alcuna risposta. Abbiamo provato a chiederlo anche al Ministero della Salute, che ci ha scritto sabato scorso attraverso l'ufficio stampa, ci dice che quello che il dossier non è un rapporto ufficiale dell'OMS, non ne sanno nulla e non lo hanno mai ricevuto né valutato. Ecco, pochi giorni dopo però il ministro Speranza è andato in un'altra trasmissione e ha raccontato una versione leggermente diversa dei fatti. I nostri Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini però sono venuti in possesso di altri mail. Nonostante la rimozione e le pressioni politiche, la pubblicazione del rapporto scritto dal team di Venezia, da un punto di vista scientifico, era blindata. In OMS c'è un comitato chiamato PRC, che poi è la squadra di Soumya Swaminathan, che dà il via libera alla pubblicazione dei documenti. Il rapporto sull'Italia era stato approvato con la richiesta di modifiche minime e certamente non di cambiare la vera data del piano pandemico. Insomma, da un punto di vista tecnico il lavoro era ineccepibile. La prova è in questo documento arrivato a Report. È il verbale dell'11 maggio del comitato guidato da Soumya Swaminathan, il capo scientifico OMS. Si legge che mentre altri lavori venivano bocciati, quello del team di Venezia riceveva il semaforo verde. Abbiamo chiesto proprio a Soumya Swaminathan perché un rapporto appena approvato ai massimi livelli è stato poi ritirato e se lei stessa ha cooperato al ritiro per motivi politici. Non ha negato il suo coinvolgimento, né si è dissociata da Guerra. E non sarà un caso che tra le deleghe affidate da Tedros a Soumya Swaminathan c'è anche quella di mitigare l'impatto politico dei documenti OMS. Il ministro Speranza con Report non ha voluto parlare della vicenda, ma poi giovedì, sulla 7, risponde così alla domanda sul rapporto ritirato. Guardi, io ho visto questo documento di cui lei parla ed è un documento che non parla in nessun modo in maniera negativa dell'Italia. Dopodiché è l'OMS che ha scelto autonomamente, senza alcuna pressione di nessun tipo, di toglierlo dal proprio sito. E su questo è chiaro che l'OMS dovrà fare chiarezza. Quanto invece al piano anti-influenzale, a quello che viene detto piano contro le influenze, l'Italia aveva un piano che è stato approvato, che è riscontrabile ancora sul sito delle CDC. Il piano pandemico, citato dal ministro e pubblicato sul sito del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, riporta la data di aggiornamento al 2010, ma è sempre lo stesso, il copia e incolla di quello del 2006. E oggi scopriamo che tra OMS e Ministero il dossier censurato era un argomento caldo. Io so che a fine maggio Ranieri Guerra ha incontrato personalmente il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e poi il capo di gabinetto del Ministro della Salute per parlare del rapporto OMS. Peraltro lo stesso direttore europeo Kluge ne aveva parlato al telefono con il ministro Speranza per sistemare, diciamo, l'incidente diplomatico. È un dettaglio confermato da questo carteggio del 15 maggio, quando il rapporto è stato appena censurato dall'OMS. Kluge è preoccupato per la reazione del ministro Speranza, tanto da scrivere: è la questione chiave, la mia relazione con il ministro, che era molto infastidito. Poi Kluge aggiunge: scriverò al ministro che istituiremo un gruppo di esperti, Ministero, Istituto Superiore di Sanità, OMS, per rivedere il documento. Cioè, pur di ricucire il rapporto con Speranza, Kluge arriva a ideare una sorta di gruppo di revisione concordata del lavoro. Il problema, quindi, sarebbe soprattutto il contenuto del rapporto, non solo il mancato preavviso. E due giorni dopo, David Allen, direttore del Business Operation Europe di OMS, è molto esplicito sulla mancata ripubblicazione. Credo che la ragione del continuo ritardo sia assicurare che il governo, padrone di casa, abbia la possibilità di rivedere e fornire input. Consideri che il rapporto faceva una fotografia impietosa della risposta italiana, con aggettivi come improvvisata, caotica, creativa. Da quello che dicono, al Ministero il rapporto non gli sarebbe mai stato trasmesso. Le ho già detto che ad aprile Ranieri Guerra diceva di aver parlato del rapporto al ministro Speranza.
E in effetti, dalle mail riservate che abbiamo ottenuto, vediamo che il numero 2 dell'organizzazione il 14 aprile se ne vantava con i ricercatori del team di Venezia. Ti ho aperto un'autostrada sulla narrazione, ma bisognerebbe anche condividere con Speranza un indice più aggiornato di quello che volete fare, così che benedica anche questa parte. La procura di Bergamo finora ha ascoltato solo la versione di fatti di Ranieri Guerra, sentito dai magistrati per 5 ore. Per il ricercatore Francesco Zambon, l'OMS ha sollevato per 2 volte l'immunità diplomatica alla testimonianza, facendosi scudo sulla convenzione del 1947. L'allegato 7 riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel caso nostro. Io leggo al punto III, l'organizzazione può e deve, c'è la parolina deve, revocare l'immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l'azione della giustizia. È una valutazione che deve fare l'organizzazione, non l'autorità giudiziaria italiana e neppure il governo italiano. Lo spaccato che emerge da questa situazione è che Ranieri Guerra, dottor Ranieri Guerra, viene a testimoniare a dare la sua versione. Dottor Zambon non può dare la sua versione. Questa non è giustizia. A questo bisognerebbe chiederlo al professore Ranieri Guerra. E all'OMS. E chiaramente all'OMS. Posso dire che formalmente nella lettera che l'OMS ha mandato al Ministero degli Esteri non faceva alcun riferimento a Ranieri Guerra. Secondo lei, a suo parere, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta ponendo un ostacolo oggettivo al corso della giustizia italiana in questo modo? Io penso proprio di sì. Nella convenzione sulle immunità diplomatiche dei funzionari delle organizzazioni e delle agenzie dell'ONU, delle Nazioni Unite, c'è, dopo gli articoli che sono stati citati da Ginevra, non citano la sezione 23, che dice le organizzazioni, le agenzie delle Nazioni Unite si impegnano a cooperare sempre con le competenti autorità degli Stati membri per facilitare l'adeguata amministrazione della giustizia. Non le sembra un atteggiamento grave? Perché ostacolare la verità sull'origine anche della pandemia? Non nasce un po' a tutti l'impressione che un OMS a guida cinese in pratica cerca di coprire qualsiasi elemento indiziario che possa suffragare e dimostrare che è vera la tesi che il virus è nato da errori fatti, da gravissimi errori fatti dal governo cinese nel contenere e addirittura prima nel prevenire la pandemia. Abbiamo fatto una richiesta al Ministero degli Esteri di interpretare o di dirci qual è l'esatta posizione Zambon ai fini della testimonianza. Il Ministero vi ha risposto? Noi non abbiamo ancora tutt'oggi ricevuto una risposta. La procura di Bergamo da mesi indaga per falso ed epidemia colposa e nel rapporto censurato dall'OMS sta cercando molte risposte. Io devo rispondere ad un perché di 3.100 morti e di 21.000 contagiati nel territorio di Bergamo. Quindi che sono stesso numero dei morti delle Torri Gemelle, credo, grosso modo. Una strage. Una strage. A Bergamo i parenti delle vittime intanto non aspettano e si preparano a citare in giudizio anche i vertici del governo. Stiamo praticamente depositando delle denunce in sede civile. Quante? Sono intorno a 700, verranno depositate a Roma perché chiaramente sono contro l'organo dello Stato. Non ci interessa che qualcuno vada in galera, ci interessa cambiare questo sistema che racconta bugie, che nasconde le cose. C'era o no un piano pandemico? Un piano di emergenza, è questo che stiamo valutando, e andando alla ricerca di queste, chiamiamole linee guida, di queste disposizioni, ma soprattutto di un piano d'emergenza, ci imbattiamo nella non esistenza di piani di emergenza. Ma lei l'ha capito se esisteva? Una risposta può arrivare da questo documento del Ministero, di cui il report è venuto in possesso. È del settembre del 2017 ed è firmato dallo stesso Ranieri Guerra. Ammette la necessità di aggiornare il piano pandemico per poter affrontare una prossima pandemia. I magistrati di Bergamo vorrebbero sapere quale piano pandemico era stato attuato. Ecco, insomma,
Quale piano pandemico? Il copia e incolla del 2006, perché se noi siamo tra i paesi che hanno contato più morti in proporzione dei contagiati, un motivo dovrà pur esserci. Ora, il dossier dei ricercatori dell'OMS certificava proprio la nostra inadeguatezza a fronteggiare il virus. Per ricostruire la vicenda è importante seguire la cronologia dei fatti. L'11 maggio alle 9.30 circa, alle 9.13, Ranieri Guerra scrive ai suoi ricercatori. Hanno appena consegnato il dossier, come vi mostriamo in questa mail esclusiva. Ranieri Guerra è entusiasta, dice: avete fatto un lavoro fantastico, datemi 50 copie, voglio distribuirle all'interno del comitato tecnico scientifico, addirittura a tutti i dirigenti del Ministero della Salute. Poi, poco dopo, cambia idea. Che cosa accade? Che si rende conto che su quel dossier c'era scritta la data esatta del piano pandemico e risaliva al 2006. Sa che noi dobbiamo andare in onda la sera proprio denunciando questo fatto, chiede, ordina ai suoi ricercatori: cambiate immediatamente quella data, non possiamo andare a finire sui denti di Report, non possiamo suicidarci, dice addirittura. Insomma, i ricercatori mantengono la schiena dritta e minaccia di bloccare tutto avvalendosi degli uffici del capo del dipartimento, di tutti gli scienziati, la dottoressa Svoaminata. Noi abbiamo chiesto conto a lei, abbiamo detto: ma lei ha cooperato con Ranieri Guerra nella rimozione del dossier, e lei ci risponde attraverso OMS Europa: quel dossier era pieno di errori, non si dissocia da quello che abbiamo detto, tuttavia non dicono forse la verità, perché noi abbiamo mostrato la prova nel corso dell'inchiesta di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella che quel dossier era stato approvato per ben due volte, l'ultima proprio l'11 maggio. Insomma, forse la chiave dei motivi della rimozione di quel dossier vanno ricercati in un'altra mail, quella del capo dell'OMS Europa Kluge, che scrive: la questione chiave è la mia relazione con il ministro, sottinteso ministro Speranza, che era molto infastidito. Ora, il ministro Speranza ha detto in un'altra trasmissione di non aver fatto pressioni. Il suo ufficio stampa ha detto invece che quel dossier non era dell'OMS e che non era stato neppure valutato. Insomma, come se ne esce? Forse l'unico che potrebbe fare chiarezza è il ricercatore Zambon. Potrebbe andare a testimoniare alla procura di Bergamo, ma l'OMS ha sollevato il muro dell'immunità diplomatica, ecco, invece ha consentito che andasse a testimoniare, a dire la sua, solo Ranieri Guerra. L'OMS dice: ma l'ha fatto a titolo personale. Non è vero, perché il report ha la prova che le spese per la trasferta di Ranieri Guerra le ha pagate l'OMS. Ecco, e insomma, adesso la procura ha chiesto anche una mano alla Farnesina e al Ministero della Salute perché venga favorita l'audizione di la testimonianza del ricercatore Zambon. Per quello che riguarda invece le minacce che Ranieri Guerra avrebbe fatto nei confronti di Zambon, minacce di licenziamento, l'OMS dice è solo una divergenza di opinioni all'interno della staff. Ecco, qualche divergenza d'opinioni l'ha avuta anche con noi di Report, ha minacciato querela, ci definisce gente indecente, però ecco, non pretendiamo certo la sua simpatia, ma di conoscere effettivamente qual è il suo ruolo, visto che le sue decisioni ricadono sulla salute pubblica, quello sì, anche perché è grazie al suo ruolo che lui si sente un intoccabile, lo dice chiaramente in una mail a Zambon. Intanto è ancora, siede lì nel comitato tecnico scientifico e poi dice chiaramente: qualunque cosa accada, io rimarrò lì a garantire la mediazione con gli americani fino a quando non si sarà svolto il G20 in tema di salute. Ma a garantire chi?